Questa mattina mi sono alzato di traverso perché purtroppo ci sono anche le giornate un po' che ti girano i coglioni, no? E siamo al 6 di maggio. Io, vabbè, chiamiamola negligenza, chiamiamola forse copertura dall'incazzatura, non so. Ma a un bel momento vado a fare gasolio, di qua sono in giro, devo andare a caricare il condizionatore. Perché il meccanico di prima nel smontare l'alternatore non mi ha cambiato le guarnizioni che dovendo smontare anche il radiatore. Queste sono le cazzate di chi non sa lavorare, vabbè. Ormai l'esperienza la pago e buonanotte. E allora ho detto vado via prima, faccio gasolio. Io non mi sono messo né guanti né sta mascherina che poi non conta un cazzo, come tutte quelle che vendono, eccetera, eccetera, anche le super eccezionali, ci vorrebbero neanche quelle da Gestapo, quelle chiuse con i filtri che non sentivi neanche l'odore della nitro. E allora, vabbè, allora vado a fare gasolio e incontro il tipo di colore, fra l'altro io non avevo mascherina, non avevo messo i guanti, ma le ho in macchina, come vedete, le ho qui in mano, i guanti, eccetera, eccetera. Ah, stai là, proprio con quell'atteggiamento. Dico, oh, bello, dico, ah no, Pietro, potresti essere malato. Gli ho detto, ciao, qua, mettitelo nel culo questo. E allora voglio dire, questa è una psicosi, un terrorismo psicologico che hanno cominciato a fare, veramente, hanno creato un andazzo, ragazzi. Io capisco, però ho dato le soluzioni della lampada di Wood, ho dato la soluzione dell'ozono. Ce l'ho anche in macchina. Quando praticamente viaggi una parte di ozono va anche nell'abitacolo, perciò lo respiri. Io non capisco questa pugnetta qui, maledetta. Hanno proprio delle fisse nel cervello la gente, proprio hanno creato un terrorismo psicologico micidiale. E qua, sì, no, vedi la finanza che girano. Qui tutto chiuso, voglio vedere quest'estate come cazzo mettiamo la situazione. Tutto chiuso, non si può entrare, alberghi chiusi. Divieto d'accesso nella spiaggia, boh. Io posso capire tutto, però cerchiamo un attimino di moderare questo terrore, eh? Perché proprio la gente l'hanno impallinata, eh? È una cosa, guarda, dice, ah, ci sentiremo più uniti, ma che cazzo stai a dire? Cosa dici? Ci sentiremo più distanti? Ah, ecco, quello sicuramente, altro che uniti, uniti sta minchia. Già, tutti come arrivi, oh, stai là, ma va, fatti inculare. Un giorno quello lì vicino di casa, oh, stai là, non si sa, ma va a morire ammazzato, ignorante. Questa è un'influenza, una broncopolmonite più forte del normale. Quando uccidi un virus che respirandoti anche solo un po' di ozono lo fai secco. Proprio l'ignoranza è un business. Ste mascherine, la sera la tastiera la Pivetti dice che lei non fa business, però ho incassato 17 milioni di euro. Io veramente rimango basito. Non lo so. Non credo in un'eventuale sistemazione di sta situazione. Vediamo che cazzo succederà. Comunque detto fra me, io è uno schifo generale. Vabbè. Qui arrivano tutti col lavoro. È giornata di merda, doveva anche piovere oggi. Vabbè ragazzi, un saluto, non fatevi prendere dalla fisica, guarda qua. Adesso giro la telecamera per farvi vedere come siamo messi. Non mi si gira perché sto facendo un surfing, mai successo nella mia vita. Però ve lo faccio vedere da dietro. Ecco, questa è la situazione qui da noi, eh. Proprio una cagata generale. Ciao a tutti, una buona giornata.